qui c'è la commissione, poi metti le carte, poi per sentire i corsi. Good afternoon everyone and welcome to this press conference of the Health Minister's Council today. Let me introduce and acknowledge the presence on stage of Minister of Health of Italy, Beatrice Lorenzin, who chaired the Council today, and for the European Commission, Commissioner Andriukaitis. I will now hand over the floor to the Minister for her remarks. Thank you and buon pomeriggio e benvenuti a questa conferenza stampa che conclude il Consiglio EPSCO Salute di oggi. Si tratta dell'ultimo Consiglio della Salute sotto presidenza italiana ed è il primo però per Vytenis Andriukaitis nella sua qualità di nuovo Commissario per la Salute e la Sicurezza alimentare. È stata una giornata intensa di lavoro, ma mi ritengo molto soddisfatta perché questa presidenza, che ha avuto un tempo di collocazione di lavoro piuttosto compressa, abbiamo avuto appena 4 mesi, in una fase di grandi cambiamenti, perché ci sono state ovviamente le elezioni del nuovo Parlamento, l'introduzione della nuova Commissione, siamo però riusciti a fare un buon lavoro che ha ricevuto un grande apprezzamento da parte di tutti i ministri e degli Stati membri e che porta dei progressi in molti settori. E innanzitutto ci siamo occupati, come dossier legislativi, del regolamento sui dispositivi medici e del regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in vitro. Come molti di voi sanno, erano più di 2 anni che si cercava di portare avanti questo dossier estremamente importante per la salute dei cittadini e per il controllo dei device nel sistema europeo. Ma essendo dei dossier estremamente complessi, era veramente difficile riuscire a trovare una soluzione di compromesso, in quanto ci sono molte questioni che rimangono ancora aperte. Nonostante questo, noi siamo riusciti, attraverso un lavoro molto intenso, per il quale io ringrazio veramente tutte le delegazioni e i tecnici, a esaminare punto per punto di entrambi i dossier. Sono stati esaminati, sono stati fatti questionari. Siamo arrivati a più di 1000 pagine di risposte, di valutazioni tecniche, e il Consiglio ha approvato il rapporto che l'Italia ha presentato e che è una base di lavoro, riteniamo importante per la prossima presidenza lettone, che speriamo possa avere con questo nostro contributo a riuscire ad arrivare al lavoro finito. E questo è estremamente importante. Noi non abbiamo voluto accelerare perché, essendo dei dossier così strategici anche per l'assetto industriale europeo, oltre che per tutto il tema dell'innovazione, abbiamo ritenuto importante che ci fosse una discussione approfondita per arrivare veramente ad un approccio condiviso su un tema che riguarda, come voi tutti sapete, la sicurezza e la sicurezza dei nostri pazienti. E gli altri aspetti che sono stati sollevati, noi abbiamo in questo nostro semestre in particolare portato 3 importanti conclusioni, ed era l'ambizione del semestre italiano, cioè quello di spostare l'attenzione su nuove strategie per quanto riguarda l'innovazione e la sicurezza delle cure, affrontare anche delle vicende che riguardano il futuro dei sistemi sanitari nazionali e del futuro del sistema dell'healthcare complessivo in Europa, come la sfida con l'aging da una parte, l'innovazione dei nuovi farmaci e la medicina personalizzata dall'altra, e anche la questione economica della sostenibilità. Questo approccio complessivo lo abbiamo declinato in vari aspetti. E innanzitutto sulla revisione intermedia della strategia Europa 2020, dove noi abbiamo voluto trattare il tema degli investimenti in sanità, in linea anche con quella che è stata la missione del semestre nel suo genere, in cui, come voi sapete, finalmente si sta discutendo e siamo arrivati a un punto di approdo su nuovi investimenti che riguardano l'Europa. Gli investimenti non sono solo nelle infrastrutture, sono anche nella sanità, e quindi nella revisione intermedia della strategia
2020 abbiamo voluto ragionare su i sistemi sanitari non solo come centro di costo e di spesa pubblica, come è stato spesso individuato negli ultimi anni, ovviamente anche per le questioni della crisi economica, ma porli anche come invece un centro di costruzione di valore, valore economico, valore sociale, che si interconnette con gli altri aspetti del, diciamo dell'agenda. Pensiamo a come la salute impatta sul lavoro, sull'astensionismo delle ore lavorative, come la salute impatta sulla tenuta delle, diciamo, dei sistemi sociali, dei sistemi sanitari, perché ovviamente soprattutto per i malati cronici, se noi riusciamo invece a prevenire, a fare investimenti sulla prevenzione, noi abbiamo dei risparmi enormi che poi dovremmo pagare da un'altra parte. Quindi è stato affrontato in modo molto approfondito questo dibattito, sentito vivamente da tutti i membri del Consiglio, infatti è stato anche un dibattito piuttosto lungo, e gli esiti di questo dibattito saranno poi confluiranno nel prossimo Consiglio degli Affari Generali del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre per la definizione appunto della nuova strategia. Invece sulle conclusioni che abbiamo portato a termine, si tratta di conclusioni molto importanti, alcune di queste strategiche. Quello che ci è stato più a cuore, e condivido questo anche con il commissario, è stata sicuramente le conclusioni sulle vaccinazioni. Noi viviamo in un tempo in cui ci illudiamo che alcune malattie per cui morivamo fino a pochi decenni fa, per cui morivano i nostri nonni, anche i nostri genitori, pensiamo alla poliomielite, pensiamo alla meningite, pensiamo alla tubercolosi, al morbillo, a forme molto gravi anche di malattie che a noi ci sembrano meno importanti, siano scomparse e non ci siano più. Questa falsa sicurezza ha fatto venire meno la consapevolezza da parte dei cittadini della necessità delle vaccinazioni, anche delle vaccinazioni obbligatorie. Questo è stato accompagnato da alcune campagne antivaccinazioni che non hanno nessun esito scientifico, nessuna evidenza e dimostrazione scientifica. Sintomo di questo è per esempio tutta la campagna della correlazione tra autismo e vaccinazioni che ogni tanto esce fuori. Recentemente in Italia anche sulla vaccinazione per la poliomielite e la meningite. Credo che questa sia veramente una situazione molto allarmante. Far venire meno l'effetto gregge diventa un problema non solo per la salute del singolo bambino, della singola persona non vaccinata, ma di un'intera comunità. Su questo noi ne abbiamo parlato moltissimo, ci siamo confrontati sia a livello nazionale e comunitario che extracomunitario. Abbiamo avuto un'importantissima conferenza a Roma sulla salute dell'area mediterranea, dove abbiamo affrontato l'emergenza di alcune virus, di alcune malattie, non solo delle persone ma anche degli animali, e sappiamo qual è la correlazione tra animali e persone, basta pensare alla aviaria o ad altre, a Ebola. Ebola ad esempio, e con i ministri dei paesi che si affacciano sull'area mediterranea, per capire anche come si possono attuare delle azioni di sinergia, perché è evidente che le malattie e i virus non hanno confini, sono globali, e quindi noi abbiamo la necessità proprio di una strategia globale su questo. E nelle conclusioni si sono proprio declinate tutte le varie diciamo, definizioni e come fare azioni di contrasto e di sensibilizzazione dei paesi membri per riportare al centro il tema delle vaccinazioni. Un'altra conclusione che abbiamo adottato estremamente importante è quella sulle conclusioni sulla sicurezza dei pazienti e la qualità dell'assistenza medica, compresa la prevenzione, il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria e della resistenza agli antimicrobici. La resistenza agli antimicrobici è uno dei punti principali dell'agenda mondiale, non solo di quella europea e dei nostri sistemi sanitari. Sappiamo quante vittime vengono da questo, come sia necessario continuare a formare per quanto riguarda la salute delle persone, gli operatori sanitari stessi, la catena che porta ad un utilizzo appropriato degli antibiotici e poi tutte le misure di sicurezza che
Thanks a lot. First of all, I would like to say that the Italian presidency was really very successful, and the job was done excellent, and the results are also very important, especially bearing in mind that we have a new European Parliament election campaign, new European Commission, and of course, it is so difficult to manage our processes and to see possibilities to have such good final results. First of all, I would like to say that the achievement related to medical devices were very high. Of course, we are not finalized our job, and Latvian presidency is on the way to continue, but you made very difficult technical jobs, and I know I was in the same line when Lithuania was presidency country 1.5 years ago, and we know what does it means technical thousands pages, and seeing possibilities to go to common final result. And I am so happy that this progress was made, and there are some disputes are, but I think member states were encouraging to go forward, and the next Latvian presidency will be maybe will. Successful in this situation. It's also it's very important for jobs, growth, innovation, patient safety, healthcare systems effectiveness, and so on. All those things are related to medical devices and medical diagnostic devices in vitro. Of course, I would like to say that I welcome the debate we had on midterm review of the European Union 2020 strategy. The clear message from health ministers was one of stability. The strategy is valid for the health sector, which is an important contributor to growth. And today we must repeat everywhere in all 28 countries, the health sector is contributor to growth. And investments in health means investments in better future, investments in growth, jobs, and sustainability. And of course, many member states highlighted that health expenditures bring benefit to the society and are not just a cost. I fully agree. Health costs related to tobacco, alcohol, obesity, malnutrition, and so on, because they create health costs, because they raised awareness about non-communicable diseases. They are a burden of all public budgets. Of course, this is important first for the health of the population, but also to achieve our objective of putting the EU on the path of sustainable growth. And I am ready to support member states in assessing their health systems through discussions on the adequate and comparable health indicators. It was also very important today, good message. And on the methodology to improve comparison in outcomes. It's also very important to have such methodology to preparing us in better analysis in European semester, discussing country-specific recommendations. Because speaking about Council conclusions, as I would like to, it was so excellent that you have Council conclusions on vaccination. We all know what does it means around European Union. And around European Union, in neighboring regions and in East third part in Africa, in Syria, Iraq, everywhere, epidemiological situation is fragile. And we must encourage our member states to see how it is important to strengthen our attention on immunization programs, to fostering exchange of information, best practices, and so on, and especially to reverse the current vaccine skepticism. It is so dangerous, this vaccine skepticism. Today, people are worried on Ebola situation. Because they remember that, yes, something is strange. We are not living in safety world. We have opportunity to be challenging from difficult pandemias. And we must
go forward and come to conclusions in CAR are very excellent on vaccination. Of course, patient safety and quality of care. I am so happy that we discussed today possibilities to provide clear information on patient safety to patients, to educate healthcare professionals in patient safety, to promote availability of specialized infection control staff, learn from errors or in a blame-free reporting environment, and of course continue to exchange our good practices. I'm so encouraging in your job about innovation for the benefit of patients. You see that innovations are crucial related to patient safety and more effective treatment. The Commission is willing to continue to support Member States to increase the availability and accessibility of innovative and affordable medicine. Of course, very important were discussions about health technology assessment and about cooperation at European level in this field. And particularly important to develop joint work on health technology assessment. You see that innovations are central points speaking about sustainability of healthcare system. First, speaking about Ebola, the Ebola epidemic continued to damage Sierra Leone, Liberia, and Guinea. All countries are in very fragile situation. And I today appealed to ministers one by one. Last week I spoke with all ministers, and today an appeal by ministers that to encourage health care workers and volunteers to go to West Africa to help fight Ebola. They need more health care workers on the ground. And of course, I have received very positive feedback. For speaking about all other things, they were so important, but I would like to say that you described our council very nice, and we look on questions.